Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare ogni settimana più povero della precedente. E questa settimana veramente è stata pesantina, è stata piuttosto interessante sotto questo punto di vista, ma ne parliamo meglio tra pochissimo. Come al solito vi ricordo che se ci fosse qualcuno tra questi fumetti che vi interessasse recuperare, lo trovate qua sotto in descrizione su Amazon, come sempre. Se acquistate qualcosa tramite il mio refer, il mio link refer, a me arriva una piccolissima percentuale da Amazon, che però a voi non aggiunge assolutamente nulla. Se non avete fumetterie vicino, se magari insieme a qualche fumetto italiano volete anche comprare o preordinare qualche fumetto americano, sempre in descrizione ci sono i link per hovissocose.it, la fumetteria online presso cui mi servo io per recuperare appunto tutta una serie di uscite americane e non solo. Oppure, se siete di Pavia, passate da queste parti, la nerderia di Pavia è fresca fresca ad aspettarvi, con appunto tutta una serie di novità piuttosto interessanti e croccanti. Cominciamo con una cosa che non è propriamente un fumetto, è una rivista a cui mi sono abbonato credendo molto in questo progetto, che è il secondo numero della Revue Dessinée Italia, creata appunto da tutta una serie di autori, tra cui quel malandrino di Lorenzo Palloni. Si tratta di una rivista che affronta tutta una serie di tematiche attraverso il medium del fumetto, con tanto poi anche di articoli per appunto approfondire queste varie tematiche. Si parla di, in questo caso, di social network, del mondo del lavoro, di mafia, di cultura, insomma è una rivista bellissima, ricca di appunto approfondimenti e quant'altro, fumetti ovviamente. Qua per esempio c'è una storia disegnata da Rita Petruccioli, se non mi ricordo male, credo di averla riconosciuta dallo stile, ma non vorrei... Esatto, da Rita Petruccioli, scritta da Irene Caselli, parlando di violenza ostetrica. Insomma, sicuramente un'iniziativa molto molto interessante, magari una di quelle iniziative che potrebbero interessare soprattutto le persone che non leggono abitualmente fumetti, che magari li vedono anche con un occhio un po' critico, un po' con del pregiudizio. Ecco, questa potrebbe essere un'iniziativa molto molto interessante da fargli presente, per provare magari a fargli un po' anche cambiare idea al riguardo. Se mi ricordo, vi lascerò il link in descrizione per tutti i social, per tutti i contatti appunto della Revue Dessinée, in modo da potervi anche voi abbonare, cominciare anche voi a seguire questa bellissima iniziativa. Adesso però parliamo dei fumetti. È uscito il 35esimo numero, parliamo ovviamente di edicola, di Dragonero il Ribelle alla conquista di un impero, scritto come sempre da Luca Enoch, sì, con i disegni di Fabiano Ambu e come sempre le splendide, bellissime, fantastiche copertine di Gianluca Pagliarani. Siamo arrivati al climax, siamo arrivati al climax di questa serie di Dragonero il Ribelle, di questa parentesi appunto di Dragonero il Ribelle, con appunto questo penultimo volume di questa serie. Infatti il numero in uscita ad ottobre al titolo Morte di un tiranno, che già potrebbe in qualche modo forse un po' spoilerarci quella che potrebbe essere la conclusione appunto di questa serie, in attesa poi che con l'arrivo di Lucca Comics tra un paio di mesi non si parta ufficialmente con un nuovo inizio, un nuovo corso appunto per questa splendida serie italiana. Sapete benissimo che per me è la miglior serie italiana in circolazione, sotto tutti i punti di vista, anche da quello grafico. Questo numero di Fabiano Ambu mi piace veramente molto. Ho trovato delle somiglianze in particolare nella fisionomia di alcuni personaggi, nel modo di ritrarre alcuni personaggi, con lo stile di Giuseppe Camuncoli. Faccio vedere per esempio questa vignetta qua, dove c'è l'imperatore Naim che guida la carica nella capitale. Mi ricorda molto, ecco, lo stile di Giuseppe Camuncoli, il modo di rappresentare i volti di Giuseppe Camuncoli. Un numero spettacolare, un numero, ripeto, particolarmente denso, particolarmente importante per quello che è appunto tutto il corso di Dragonero e di Dragonero il Ribelle. Devo dire che sì, e sarà una storia divisa in due numeri, perché ovviamente la serie si concluderà con la battaglia finale nel prossimo, e insomma si concluderà tutta questa serie nell'arco di questi due numeri. Però devo dire che
I numeri dedicati, per esempio, alla battaglia delle Regine Nere, quella battaglia finale appunto contro questi invasori, mi hanno messo un certo tipo di climax addosso. Sentivi proprio l'inizio di una battaglia. Qua si è costruito piano piano tutta una serie di mosse e contromosse per arrivare appunto a togliere equilibrio appunto all'impero. In particolare a questo stregone, a questo malfattore che sta muovendo le fila di tutto questo, come dire, di questo intrigo, chiamiamolo pure così. Qua l'ho sentito un pochino meno, devo dire la verità, proprio lo scorrere delle vicende di questo numero in particolare, ho sentito molto meno questo peso. Era una cosa che cui facevo caso adesso mentre ve lo stavo raccontando. Però rimane comunque un numero spettacolare. Insomma, ragazzi, se volete cominciare a leggere Dragonero, se sono mesi e mesi che state aspettando di poter entrare in gran carriera con questa serie, ecco, a brevissimo, proprio questione di giorni, sarà la vostra occasione per saltare in corsa a questo splendido carro. Sempre per quanto riguarda l'edicola, è uscito ovviamente anche il nuovo numero di Supereroe Classic, numero 285, dedicato al Dottor Strano. Chissà se si vede già, no, però ci stiamo avvicinando, vediamo fino al numero 291, quindi ci stiamo pian pianino avvicinando anche poi a quella che sarà la conclusione di questa splendida collana da edicola. Storie, forse qui stiamo già parlando di storie scritte da Steve Englehart, se non sbaglio, che sono tra l'altro, no, Stan Lee, sempre Stan Lee, no, Roy Thomas, ecco. In particolare queste storie di Strange di Roy Thomas potrebbero essere molto interessanti per quanto mi riguarda. Devo dire che ho apprezzato tantissimo proprio una storia di Steve Englehart di Doctor Strange, una realtà separata, quindi sono molto curioso di sapere se, devo dire, dietro di qualche numero di Doctor Strange, se non è già cominciata, se magari è già passata oltre, o se faremo in tempo appunto a vederne anche altre proprio scritte da Steve Englehart su questa collana, quindi potrebbe essere interessante anche per quanto mi riguarda recuperarmi, ecco, anche quell'intero ciclo di storie di quello sceneggiatore, appunto. Per quanto riguarda i manga, allora, è uscito il numero 18 di Tokyo Revengers, in realtà avrei anche il numero 53 di Kingdom, potentissimo, però l'ho già letto, l'ho già portato di là, però è proprio uno spettacolo, quello lì come Dragonero, uno di quei fumetti che appena arrivano, pam pam, li prendo e me li divoro immediatamente. Tokyo Revengers, sapete già che è una delle mie serie preferite attualmente in corso di pubblicazione, con questo salto continuo tra passato e presente, questa serie di personaggi che, insomma, i cui destini continuano all'acciarsi, a slegarsi e, insomma, a condizionare anche quella che è la missione del nostro protagonista, del nostro Takemichi. E insomma, ogni numero che esce mi gasa un sacco, mi piace proprio tanto 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 queste, come vi ho detto sempre, queste ambientazioni alla Bosuzoku, un po' alla teppisti giapponesi, mi piace un sacco con anche questo inquadramento tra gli anni 80 e 90, mi piace molto. Quindi per ora è una serie che sto seguendo veramente molto 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 volentieri. Arriviamo adesso al grosso, e adesso c'è un bel po' di roba di cui parlare. Tra l'altro ci ho fatto caso oggi sistemando tutto quanto e praticamente, fatta eccezione per l'ultimo gigantesco volume, tutti gli altri fondamentalmente sono già volumi che io ho letto in americano, ho già comprato anche in americano, ma dato che sono masochista ho voluto anche riprenderli in italiano, però capirete da voi quando poi ve ne parlerò perché ho voluto comprarli anche in italiano. Cominciamo con Saldapress, per cui è uscito finalmente il secondo volume di Crossover, Donny Cates, Gao Show, Deacon, Nifty e John J. Hill, Maledetti fumetti. Bello il fatto che si riprenda la copertina del primo numero per questa volta con un protagonista non diverso ma cambiato. E insomma, se avete già letto questo numero, insomma, sapete un po' dove si va a parare. Devo dire che sto controllando adesso perché potrei farmi dei danni. Vorrei vedere fino a che numero contiene questo secondo. Forse, esatto, contiene anche l'ultimo numero di Crossover che non ho ancora letto, quindi devo un attimo fermarmi. Questa bellissima serie che, insomma, racconta non solo tutto il folle amore di Donny Cates per il mondo del fumetto americano, in particolare quello indipendente, ma che è, insomma, anche una gigantesca opera di quasi metanarrazione, di rapporto fra i fumetti stessi e i loro autori. In particolare c'è questo bellissimo momento
di un numero speciale scritto e disegnato, no, forse solo scritto, scusatemi, da Chip Zdarsky, in cui Chip Zdarsky incontra letteralmente se stesso. È follia, follia pura, proprio una roba fantastica. Veramente Saldapress si è fatta un gran bel colpaccio portando in Italia, però insomma era abbastanza ovvio, essendo quasi l'editore di fiducia proprio dei fumetti di Donny Cates. Insomma, bello poi vedere anche come interagiscono i personaggi di fumetti, in particolare quelli Image, quelli Dark Horse, con personaggi invece di questo mondo reale, in cui, ripeto, i personaggi dei fumetti sono letteralmente entrati a gamba tesa appunto nel nostro mondo. Qui per esempio abbiamo i protagonisti di, mi pare, Powers di Brian Michael Bendis, che si interrogano anche tra di loro, cercando di capire da che punto della storia di Powers sono arrivati nel nostro mondo, quindi se sono a conoscenza di determinate cose. Insomma, è bellissimo, è una roba fantastica, che mi sta piacendo veramente veramente molto. Tra l'altro ho avuto l'enorme piacere di poter partecipare alla live di presentazione del primo volume di Saldapress. Se vi andasse di recuperarla, insomma, mi farebbe piacere. Per presentare questo secondo numero è stato chiamato mio fratello Tollo, quindi insomma siamo tutti quanti molto legati, quasi a doppio filo, appunto a questo autore e poi anche a questo fumettone. Prezzo 19,90€. Tra l'altro, se vi piacciono l'edizione Variant, se vi piace Ryan Otley, ecco, sappiate che questo numero è disponibile anche in una bella edizione Variant realizzata da Ryan Otley. Io ho preferito avere questa copia qui, avere questo numero, per una questione di continuità, però insomma, se vi interessa, sappiate che la trovate disponibile. Passando invece a Panini, per cui ci sono anche altre cose che ho comprato, ricomprato anzi, è uscito il secondo numero, questo un paio di settimane fa, ovvero la seconda stagione di The Magic Order di Mark Millar, questa volta con i disegni di Stuart Timonen. Volume che costa 21€, che raccoglie tutti e 6 i 6 numeri della seconda stagione appunto di The Magic Order. Si tratta di una storia di maghi, fondamentalmente di stregoni che vivono nel nostro mondo a nostra stessa insaputa, mescolandosi tra noi comuni mortali e allo stesso tempo proteggendoci appunto da tutta una serie di minacce metafisiche e sovrannaturali. Questo secondo numero, che ovviamente ho già letto tutto quanto in americano perché ho creduto molto e credo continuamente adesso in questo splendido progetto di Mark Millar, che purtroppo, come vi ripeto sempre, pena il mio Alzheimer, purtroppo non vedrà per ora la luce come serie televisiva, essendo parte di questo accordo fra appunto Netflix e Mark Millar per questo universo di testate del Millar World. Vediamo questa serie di protagonisti avere a che fare con una vera e propria famiglia, una specie di lignaggio, anche quasi di un'appartenenza est-europea, appunto di stregoni che fino ad allora ha vissuto allontanata da tutto il resto della comunità magica, insomma cercare di riappropriarsi un po' del loro posto, di cercare di riscattare quello che è stato appunto il loro passato, appunto da questa insomma ostracizzazione, ripeto, dal mondo dell'ordine magico. Insomma, se conoscete Stuart Timonen sapete che è sinonimo di assoluta qualità, e ve lo confermo. Come sempre c'è anche di fondo tutto un dramma familiare, visto che i protagonisti di questa serie sono questa famiglia di stregoni, una famiglia che ha un'eredità molto importante appunto nei confronti proprio di questo ordine magico, facendo parte proprio dei vertici di questa organizzazione, con anche lì drammi, relazioni, problematiche. In particolare in questo numero c'è uno dei fratelli appunto di questa famiglia, che ha un grosso problema di dipendenze, e questo potrebbe avere un legame anche qua con il discorso della magia. Insomma, se vi piace questo genere di urban fantasy, di appunto storie di maghi molto metropolitane, insomma è anche piuttosto violente e crude, perché insomma si tratta anche di questo genere di storie,
Magic Order è assolutamente da recuperare. È già uscito ovviamente il primo volume di questa serie, disegnato da Olivier Coipel. Attualmente in America sta uscendo anche la terza stagione, realizzata da Gigi Cavenago, e poi sappiamo già che è in preparazione anche già la quarta stagione, però questa volta con i disegni niente po' di meno che di Ike Ruan, quindi sempre altissima qualità per quanto riguarda appunto gli autori scelti da Mark Miller. Poi è uscito sempre per Panini anche un nuovo volume di questa collana realizzata da Mike Mignola, estemporanea al mondo di Hellboy, che è Falcon Spear, scritta da Mike Mignola ovviamente, disegnata da Warwick Johnson Caldwell, al prezzo di 14 euro. Sono tutti volumetti molto molto streminziti, però fatti di storie che a me piacciono veramente veramente molto, molto gotiche sotto un certo punto di vista, vuoi per ambientazione, vuoi per atmosfera. Si tratta di questi cacciatori di mostri che fondamentalmente hanno a che fare letteralmente con mostri classici, da lupi mannari a vampiri, come in questo caso stregoni, villaggi maledetti. Insomma, a me piace veramente veramente molto. Poi Mignola è uno dei miei autori preferiti, quindi non sto anche qua, eppur non essendo in veste di disegnatore, ma solo di scrittore, lasciando a quest'altro disegnatore appunto il compito di illustrare queste pagine. Devo dire che anche lui fa il suo bel lavoro, mi ricorda molto lo stile di Lisandro Estren, per certi versi un po' anche quello di Jeff Lemire, quindi mi piace molto anche da questo punto di vista, da un senso ancora più di grottesco sotto un certo punto di vista a questi personaggi, soprattutto i protagonisti, che non sono tutto sommato questi eroi senza macchie, senza paura, ma sono dei protagonisti un po' particolari, appunto un po' borderline anche, appunto realizzati poi in questo stile rende ancora tutto un po' più grottesco, più particolare. Passiamo a Marvel, prima di farvi vedere altri volumi che ho comprato, ho finalmente messo le mie mani anche sull'edizione italiana del nuovo inizio di Spider-Man. Amazing Spider-Man riparte dal numero 1 con l'inizio della nuova serie di Zeb Wells e John Romita Jr. Mamma mia, quanto sono contento di questa cosa, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Faccio vedere qualcosina giusto per stuzzicarvi un po' l'appetito e la fantasia, come direbbe qualche mio amico. Sono stracontento che finalmente sia arrivata anche in Italia e spero che possa essere un buon modo per avvicinare anche nuovi lettori proprio a questa icona, fondamentalmente, tra l'altro realizzata da uno di quegli autori che in un qualche modo, almeno per quanto mi riguarda, ha dato una delle reinterpretazioni migliori a livello grafico di questo personaggio. Non voglio dilungarmi troppo perché mi piacerebbe parlarvene in un video, fare proprio un piccolo approfondimento su appunto questo rilancio di Spider-Man. Fatemi sapere se ovviamente la cosa vi può interessare, magari già questa settimana potrei registrare e pubblicare appunto questo video. Sappiate che è uscita anche una bella edizione variant realizzata da Jim Cheung e ovviamente portata in Italia da Panini con una cover metallizzata. Faccio vedere i dettagli, però non si vede molto. Tra l'altro la cosa figa è che sulla ragnatela, se vedete non si vedrà niente, però c'è questa specie di effetto ruvido, proprio come se appunto si volesse dare una texture più definita a queste ragnatele. La variant costa 7 euro, ce n'è uscita anche un'altra, mi pare sempre allo stesso prezzo, realizzata da Patrick Gleason, però esclusiva per il sito di Panini, che magari recupererò nei prossimi mesi, e invece il numero normale costa 5 euro, insomma, mi scazza sempre un pochino pagarne 5, per insomma fondamentalmente soltanto il primo spillato americano. Tra l'altro poi so che la serie già prenderà un piccolo stop dopo forse i numeri 2 e 3, non mi ricordo più, per pubblicare invece il Spider-Man il clone, mi pare, la miniserie di John Mark De Matteis, per dare modo appunto a Panini poi di poter accumulare altri numeri, visto che Spider-Man esce come quindicinale in Italia, per appunto poterne pubblicare altri. Passiamo adesso ad altri due volumi. È uscito finalmente, ve ne ho parlato negli scorsi giorni sulle storie di Instagram, e ripeto, vi consiglio caldamente di recuperare tra tutti questi forse questo forse è una delle cose più belle, forse quello che vi consiglio di più di recuperare in assoluto, che è il volume Defenders senza regole di Ali Ewing e Javier Rodriguez. Mi è venuto
un flash, un momento, al prezzo di 17 euro che raccoglie tutti e 5 i numeri di questa splendida miniserie, una delle cose più belle uscite da Marvel nell'ultimo periodo. Questa serie che raggruppa un nuovo team di difensori, con alcuni membri che ne hanno già fatto parte o comunque altri che in un qualche modo sono un po' legati appunto ad altri membri dei difensori. Parliamo per esempio di Doctor Strange, ovviamente, che è un po' il leader di questa nuova squadra. Parliamo di un altro personaggio che ha già militato nelle linee dei difensori, ovvero Silver Surfer. Parliamo dell'arpia, ovvero Betty Ross, la fidanzata, ora contaminata anche lei dai raggi gamma, divenuta appunto questa arpia rossa, appunto, ovviamente essendo la fidanzata di Hulk, essendo Hulk forse uno dei membri fondatori dei difensori, se non mi ricordo male. C'è quest'altro personaggio che è stato trattato molto molto poco nel corso degli scorsi anni, però è un personaggio molto molto interessante, mi pare si chiami Nebula, se non mi ricordo male. Vorrei andare a ribeccare se c'è qualcosa, no, non c'è, non mi ricordo il nome di questo personaggio, qualcuno me l'aveva citato. E poi lo straniero fantasma, il straniero fantasma che tra l'altro è stato introdotto, reintrodotto anzi, nell'universo Marvel di recente, in occasione di Incoming, un albetto che uscì un po' di tempo fa, che appunto rappresentava e raccontava un po' quello che sarebbero state eventi, anticipazioni del futuro della Marvel. Ripeto, parliamo forse di 2019, forse anche 2018 se non mi ricordo male. Insomma, questo gruppo di personaggi deve viaggiare letteralmente tra i vari strati dimensionali, fra i vari strati della percezione della realtà vera e propria, dell'ordine delle cose, per poter impedire a questo scienziato appunto di sovvertirlo, di farsi, come dire, di perdere il controllo, appunto essendo entrato in possesso proprio di questi poteri che gli permettono appunto di destabilizzare tutto questo tipo di equilibrio. Tra l'altro, uno dei motivi per cui a me questa serie è piaciuta tantissimo è anche perché è stata realizzata da Javier Rodriguez, che è un disegnatore folle, mi piace un sacco su storie di questo tipo. Vi ho fatto vedere prima qualche pagina, ma insomma sono favolose, un uso dei colori, forse si colora da solo, chi è che... matite colori, tutto da solo fa, grandioso, molto psichedeliche, in particolare negli ultimi numeri raggiunge dei livelli appunto in questo senso allucinanti. Questa è, vi faccio vedere questa questa pagina che è un piccolo spoiler, fondamentalmente è una visione dell'universo Marvel e degli eroi dell'universo Marvel, che però incarnano l'idea di fondo, diciamo. Per esempio vediamo che Thor è una nuvola tonante con un martello, Capitan America è la stessa, come dire, idea concretizzata della bandiera americana, Daredevil, Wolverine, per esempio qua in basso c'è Occhio di Falco, insomma questa versione, questa specie di sintesi della nostra realtà arrivando solamente alle idee, è qualcosa di folle. Ripeto, a me è piaciuta tantissimo, una delle cose più belle, lo ripeto, pubblicate da Marvel nell'ultimo periodo. Sono molto contento di potermelo anche rileggere in italiano, quindi me lo riassaporerò anche in italiano. E tra l'altro poi è già stata annunciata ed è già in pubblicazione, sempre dallo stesso team artistico, una seconda serie, Defenders Beyond. Vi ho già detto che le sensazioni che mi dà per ora questa seconda stagione non sono buonissime, in particolare perché c'è un team che non lo so, mi sembra molto più come dire, lineare rispetto invece a questo, che è un po' più particolare, un po' più come dire, sfaccettato sotto questo punto di vista. Un altro volume Marvel che ho ricomprato, ma qui penso che non sarà una sorpresa per nessuno, è il volumone di King Thor, l'ultimo degli dei, scritto ovviamente da Jason Aaron, con i disegni di Esad Ribic e i colori di Yves Vorcina, che è fondamentalmente una miniserie con cui questi due autori, e in particolare Jason Aaron, hanno chiuso la loro gestione di Thor. Quindi sapete benissimo cosa significa per me il Thor di Jason Aaron, il Thor di Esad Ribic, in particolare poi quest'ultima serie è stata per me qualcosa di...
di emozionante, soprattutto nella sua conclusione, nel suo, come dire, rappresentare l'essenza, l'ideale del Dio del Tuono. Insomma, queste ultime pagine sono da brivido, graficamente e anche, come dire, sentimentalmente, anche per come Jason Aaron scrive proprio questi ultimi momenti della sua gestione di Thor. Sono state per me un momento veramente veramente emozionante, ripensando a quando ho cominciato a seguire questa serie, quando mi sono un po' approcciato in maniera un po' diversa al mondo del fumetto americano e in particolare al mondo del fumetto Marvel. Tra l'altro, una cosa che un po' mi fa storcere il naso è che questo volume sia uscito dopo l'uscita già di Il Re Divoratore, che è il volume che fa partire invece quella che è la gestione di Donny Cates. È una storia che potete idealmente leggere in autonomia, senza dovervi andare a leggere o sapere cosa è successo prima. Certo, ci sono pagine in cui si ripercorre tutto ciò che è successo prima, da La Potente Thor a Gore il Macellatore di Dei, alla Compagnia degli Eroi, la compagnia come si chiamava, gli Eroi dei Cinque Regni, dei Dieci Regni. Insomma, vengono fatte citazioni, vengono mostrate cose che bisogna conoscere avendo letto appunto la serie prima, però secondo me è una storia bellissima anche a sé stante, soprattutto dal punto di vista grafico, però è comunque parte della gestione di Jason Aaron. Quindi averla fatta uscire dopo già il primo volume di Donny Cates, insomma, è stata una cosa un po' così. Tra l'altro sembra anche, non c'è una numerazione, non c'è un legame con quello che è, ma come è già stato per esempio per l'Indegno Thor, insomma, potrebbe anche essere che qualcuno si compri questo volume pensando che sia una storia completamente a caso di Thor. In realtà è la sua conclusione, è la chiusura di questo cerchio, e insomma sarebbe un peccato se magari qualcuno leggendo questa storia non gli piacesse, non si appassionasse a questa storia e non andasse a ripescarsi invece tutto ciò che è successo prima. Per cui, insomma, gli avrei dato una conclusione un po' più, come dire, un po' più ordinata sotto questo punto di vista. Però, insomma, l'importante è che sia uscito, l'importante è che se stavate seguendo Thor fino adesso, se state recuperando il Thor di Jason Aaron, insomma, siamo arrivati anche alla sua conclusione. Non ho mai detto i prezzi, però anche questo costa 16 euro, invece i Defenders ne costano 17. Adesso arriviamo ovviamente a quello che è stato un po' il volume più chiacchierato di questa settimana, l'omnibus più chiacchierato ovviamente di tutta questa settimana, che non mi sono ovviamente fatto scappare, che è il primo raccoltone, il primo omnibus di Punisher, oddio, di Garth Ennis. C'è ancora in cellofanato, facciamo che lo apriamo adesso. Ovviamente, avendo recuperato qualche storia del Punisher di Garth Ennis nella Punisher Collection, che uscì in occasione dell'uscita della serie Netflix, però insomma qua c'è proprio tutto quanto. Qui si raccoglie da i primi 12 numeri della serie del 2000, la serie del 2001 dall'1 al 7 3, e poi dal 13 al 37, Punisher Kills the Marvel Universe 1, insomma qua c'è tutto, forse uno dei migliori punitori, anzi forse il miglior punitore, se non dico una castroneria, insomma, mai pubblicato. E sono molto contento perché è una di quelle storie che so essere una delle cose più belle uscite da Marvel negli ultimi anni, tra l'altro con i disegni del compianto Steve Dillon, insieme anche a, vediamo se ci sono, allora, Cam Kennedy, John McCrea, Derek Robertson, Joe Quesada, appunto Steve Dillon, Jimmy Palmiotti, insomma, si parla anche di autori di tutto rispetto. Vediamo se riesco a fare questa cosa senza farmi del male. Non voglio aprirlo troppo perché sennò si sfalda tutto. Un bel volumone al costo, tra l'altro, forse è uno degli omnibus più grossi che Panini abbia mai pubblicato. Forse è grosso poco meno degli X-Men, dei New X-Men di Grant Morrison. Costa 89 euro, quindi insomma sicuramente è un prezzo piuttosto importante. Non ho capito quanti saranno in totale, so già che Panini ha già annunciato anche in una delle scorse anteprime già il secondo. Credo, visto che i volumi del Punisher di Garth Ennis erano intorno forse 11-12, se non mi ricordo male, credo che saremo intorno forse già con due.
ci portiamo a casa tutto quanto, però non voglio essere, come dire, non voglio esserne troppo sicuro prima di essere smentito dal tempo, da qualcuno che, insomma, ne sa più di me. Basterebbe guardare effettivamente quanti sono stati pubblicati in America, però ripeto, ecco, è una delle cose universalmente più riconosciute, non solo di Garth Ennis, ma anche di questo personaggio, per cui ho detto assolutamente non me lo voglio far scappare. Chissà poi quando riuscirò a leggerlo, perché oltre a essere mastodontico, è anche, insomma, una lettura di un certo peso sotto il punto di vista fisico, e poi ovviamente anche per via di tutta la roba che ho da leggere di già. Però l'importante per me, visto che faccio poi fatica a farmi scappare queste cose per paura che vadano esaurite, insomma, l'importante è per me averlo, e poi sicuramente nel corso del prossimo periodo lo recupererò. Tra l'altro so che è stata anche realizzata una edizione variant, forse anche qua esclusiva per il sito Panini. Non mi piaceva per niente, perché non credo che sia il modo giusto di fare le variant per gli omnibus, ma per mio gusto personale non credo che sia né sugli omnibus che bisogna investire per fare le variant. Ripeto, sempre a mio giudizio personale. L'importante è che, insomma, Panini lo abbia pubblicato, che ci sia, che esista, che sia qua tra le nostre belle manone, e che appunto anche chi come me non se l'è mai letto possa finalmente adesso insomma goderne in tutti i modi possibili. Fatemi sapere, come al solito, cosa avete letto e comprato voi nel corso di questa settimana. Come sempre, i commenti sono qua sotto in descrizione a vostra disposizione per potermi raccontare un po' tutto quello che vi va. In descrizione ci sono i link per recuperare questi ed altri fumetti, come sempre, che vi consiglio sempre di recuperare sempre su Amazon. Altrimenti, se volete comprare i vostri fumetti americani, magari cicciarci dentro anche qualcosa di italiano, c'è hovistocose.it. Se passate da Pavia, c'è la Nerderia. Gli indirizzi sono tutti quanti qua sottino. E come sempre, se vi andasse di seguirmi, di continuare a seguire i miei deliri anche sugli altri social, in descrizione trovate i link per Facebook e Instagram. Mi raccomando, Instagram in particolare è il social che sto usando un pochino più spesso. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo sicuramente con un altro video questa settimana. Ciao belli! Check the mic and make sure it sound right, boys.